Al presidente Nello Russo che è con noi, Buonasera. presidente della Horizonte Equipe, parleremo anche di questo. Parleremo di questo e parliamo subito di calcio di Catania e di Lega Pro. Vediamo subito la classifica dopo 25 giornate, una 25esima giornata fatale a Pino Rigoli. Allora, Lecce in testa con 52 punti, poi c'è il Foggia e il Matera, sono le prime tre. La Juve Stabia ha 45 al quarto posto, Francavilla 42, Cosenza 38, Andria 37, il Catania, il Fondi a 35, la Casertana 33 punti. Siracusa esattamente quasi a metà classifica con 32 punti. Monopoli a 29, la Paganese e il Messina 27. Taranto e Acagas 24, Regina 23, Catanzaro 21, la Vibonese a 19, chiude il Melfi, che è il prossimo avversario, fra l'altro, del Siracusa con 17 punti. Vediamolo il prossimo turno con il supporto anche della grafica, un turno che al sabato pomeriggio offrirà primo pomeriggio, ben quattro partite: Catania-Taranto, Francavilla-Cosenza, Siracusa-Melfi e Vibonese-Juve-Stabia. Poi a metà del pomeriggio Fondi-Monopoli, Paganese-Messina e Regina-Lecce alle 16:30. Catanzaro-Acragas si gioca alle 18:30, in serata Andria-Casertana, Foggia-Matera. Queste sono le partite della 26esima giornata. Presidente, indubbio che c'è stato questo cambio tecnico per il Catania dopo una sconfitta certamente rovinosa contro l'Acragas, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Potremmo vedere anche delle immagini. Nel frattempo ci supportano con l'arrivo del nuovo tecnico, il tecnico Petrone, che è stato presentato ieri dal Catania. Che vogliamo dire? Vogliamo dire che a me sembra che questo Catania abbia il vizietto della trasferta. Il vizietto è negativo, non in positivo. Quest'anno noi abbiamo avuto Pino Rigoli, il quale onestamente in casa ha fatto bene questa squadra, non è che ha fatto male. Quindi è un po' strano, molto singolare che ai risultati positivi interni si alternavano pareggetti fuori casa, stentati, e poi un paio di sconfitte indecenti. Ma io voglio ricordare anche agli sportivi catanesi che anche l'anno scorso questa squadra aveva questo trend. Non è che è una novità che il Non solo Catania, l'anno scorso, Presidente, ma diciamo che nel DNA del Catania sono sempre la difficoltà in trasferta. diciamo che anche in Serie A siamo stati 2 anni senza vincere una partita in trasferta. Ecco, quindi è una, quasi quasi hai ragione te quando dici che è nel DNA di questa squadra. Ma ricordiamo la squadra di Pasquale Marino, quella che andò poi alla promozione, e tornò in Serie A, anche quella squadra aveva Anche quella problemi in trasferta. squadra aveva meno dalle altre, onestamente, meno dalle altre, perché se non ricordo male, quell'anno Pasquale vinse o 3 o 4 partite fuori casa. Ecco, che rispetto a quello che c'è oggi sembra una cifra enorme, ma per una squadra che vuole imporsi sulle altre e che vuole veramente bruciare le tappe, oggi dovevamo avere almeno 7-8 vittorie fuori esterne, e Presidente, c'erano le possibilità. allora il dato però, l'aritmetica non tradisce mai. Questa squadra ha fatto 42 punti sul campo, certamente non sono pochi Ah, dopo 25 giornate. In realtà sono 35 poi in classifica in virtù della della penalizzazione di meno penalizzazione, 7. E vabbè, il problema, come dicevamo, sono le le trasferte. Appena trasferte. 10 punti. Catania ha vinto una sola partita, ne ha pareggiate. Qua, 5-6. No, ne ha pareggiate, ha perso, dunque ha fatto 10 punti, pareggiando 6 partite e Vincendone una, vincendone 1. quella col Cosenza. Quella con il Cosenza. Ecco, perfetto. E allora quindi abbiamo 7 punti più 3 punti del Cosenza. 7 partite ha pareggiato fuori casa. No, 7 partite. Sette Se partite, ma ha pareggiato, anche in casa dobbiamo mettere i pareggi, è chiaro. Perché ci sono 2 o 3 pareggi in casa. Sì, c'è anche il Ci pareggio con sono il l'Andria. pareggio con l'Andria, c'è stato il pareggio col Fondi, C'è stata la la sconfitta sconfitta con con l'Agragas, l'Acragas. che i 6 punti con l'Agragas sono i punti più pesanti che ha perso il Catania. 6 punti, terribili. Forse
fossero stati due ci poteva stare, ma 6 punti sono tanti. Veramente tanti. Almeno doveva essere rispettata la media inglese, 1 fuori e 3 in casa. Ma lei che vive lo sport, lei vive in un altro sport? Che io vivo tutti gli sport. Sì, sì, però voglio dire, la palla a nuoto ha delle differenze quando gioca in casa o quando gioca in trasferta? No, è la stessa cosa. Se, noi, soprattutto con le ragazze, riusciamo a marcare di più, che posso dire, la nostra presenza in un campionato è molto più marcata. Non abbiamo, prima di tutto, che sono 10 squadre, ecco, non sono questo gran popolo di squadre. Sono 20 in questo caso. Qua sono 20 e insomma la cosa si complica terribilmente. Ma anche noi abbiamo questi problemi dei pareggi e delle partite esterne. Quest'anno fortemente l'Orizzonte è riuscito a sfatare quello che l'anno scorso noi abbiamo pagato Dazio. L'anno scorso era una squadra molto giovane, però la vostra molto giovane, sì, abbiamo pagato molto Dazio. E in casa abbiamo fatto benissimo e abbiamo perso 1 o 2 partite, ecco, però fuori casa ne abbiamo perse tante. Quest'anno invece abbiamo un bel trend. Bene. Un bel trend veramente. Questa è una cosa. Esatto. Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui che è meglio. Allora, adesso tornando al Catania. Ieri l'amministratore delegato, direttore generale anche rosso-azzurro, Pietro Lomonaco, a un certo punto ha parlato e del mercato, nel senso che ormai questo mercato è chiuso, ma anche ha parlato delle condizioni del campo di gioco del Massimino. Sentiamo cosa ha detto a proposito di questi due argomenti. Mercato assolutamente no, l'organico nostro è questo e andiamo avanti fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata con questo organico. Mi sembra già abbastanza un organico forte di per sé. Per quanto attiene al Massimino, noi abbiamo giocato 2 o 3 partite in condizioni climatiche veramente disastrose, poi una dopo l'altra. Il campo ne ha risentito in maniera veramente notevole. Se a questo ci aggiungiamo la nevicata che c'è stata qua a Catania, cosa inusuale per la città di Catania, la neve è veramente disastrosa per quanto attiene qualsiasi tipo di manto erboso, lo brucia. Abbiamo il quadro completo. Voi dalla tribuna non potete riuscire a vedere certe cose, è stato arieggiato il campo e sono state buttate 5.500 kg di seme. Il seme sta esplodendo dappertutto, ora ci vogliono le condizioni climatiche per portarlo. Vedrete che già domenica, già domani avrà un altro colpo d'occhio, così come nelle prossime partite, soprattutto quando ci sarà la doppia partita fuori casa, il campo avrà tempo e modo, in concomitanza con la vegetazione naturale dell'erba, di riprendere l'antico, vogliamo chiamarlo splendore, l'antico splendore. Queste le parole allora di Pietro Lomonaco. Sul terreno di gioco effettivamente le condizioni meteo non sono state clementi quest'anno. Sicuramente, poi noi abbiamo un clima molto particolare, o c'è caldo o c'è freddo, insomma non si capisce più niente, le stagioni hanno perso il loro ordine naturale e questo non ha agevolato sicuramente il manto erboso del Cibali. Presidente, adesso ci avviamo verso 2 partite, intanto quella subito di sabato con il Taranto, poi ci sarà la trasferta a Messina. Lei, secondo la sua visione, nuovo allenatore, come farà a giocare la squadra? Ma io penso che lui farà una grande ammucchiata a centrocampo. Prima di tutto potenzierà, perché il vero buco del Catania quest'anno è stato che non ha avuto giocatori di categoria elevata a centrocampo. Ottimi in difesa, ottimi in attacco, ma a centrocampo purtroppo non abbiamo avuto. Tant'è che lui a Rigoli ha dovuto ricorrere a Bucolo, che è venuto al Catania non per fare il titolare, ma per
diciamo, era considerato una buona riserva. Poi ad un tratto si è accorso, tutti ci siamo accorti, che senza Bucolo il centrocampo del Catania era un centrocampo claudicante, perché non c'era nessuno che contrastava gli avversari che sfondavano. E allora, a proposito di centrocampo, abbiamo adesso un centrocampista del Catania. Lo vediamo, Davide Baiocco, tanti ricordi legati a lui. Belli. Buonasera Davide. Buonasera a voi. Buonasera. E allora, parlavamo del centrocampo del Catania che sta soffrendo, è in sofferenza in questo campionato. Il cambio tecnico è arrivato, forse era inevitabile. Tu che l'hai vista giocare questa squadra sul campo, che problemi hai rilevato? Ma sai, è difficile dirlo solo per una partita, non è nemmeno corretto per valutare un lavoro di un allenatore, una partita. Sicuramente si vedevano le idee del gioco di Rigoli, lo conosco da un po', l'ho incontrato d'avversario con l'Akragas, e quindi sicuramente non è riuscito, secondo me, a pieno a sviluppare tutte le sue idee e a trasmetterle, perché qualcosa si vedeva, si intravedeva, però il tempo è poco e non gioca a suo favore, c'è bisogno di ottenere qualcosa subito, di costruire comunque qualcosa subito e velocemente. Mi dispiace che non ci sia riuscito, insomma. Senti Davide, questo campionato è un campionato particolarmente complicato, difficile. La Lega Pro, quando ci arrivi, rischi di restare impantanato. Il Catania quest'anno punta ai playoff, ma poi è un girone infernale quello che viene fuori dai playoff, perché saranno 27 squadre a giocarsi in pratica l'unico posto disponibile per la Serie B. Diciamo che non è una formula che mi esalta, anche perché non è tanto meritocratica, no? Anche perché una squadra che è arrivata seconda deve incontrare la nona in una partita davvero in casa, no? È un regolamento un po' strano, insomma, dai. Uno che fa tanti sacrifici, no? E magari fa 15 punti in più di un'altra squadra, poi si trova ad affrontarla. Vabbè, così hanno deciso e così bisogna adeguarsi. Sicuramente già è difficile il girone, poi dopo devi ancora incontrare altre squadre forti, allestite, magari la Cremonese per il girone A potrebbe essere una di queste, Pordenone, ce ne sono tante altre forti. Insomma, dopo un'annata lunga e dura non è semplice. E veniamo ancora a questo campionato e ti faccio una domanda. Conosci il nuovo allenatore del Catania, Mario Petrone, che è stato presentato ieri? Lo conosco, l'ho incontrato l'avversario con Alessandria, appunto, contro il Bassano, però non posso esprimere perché non l'ho visto mai lavorare, ho visto la sua squadra giocare, quell'anno lì a Bassano ha fatto benissimo e ha vinto, e quindi sicuramente la sua squadra giocava un buon calcio, una squadra che giocavano insieme da tanto tempo, ma giocavano bene. 4-4-2, 4-4-1-1, intensità, qualità, insomma la sua squadra fece molto bene, però sai, è riduttivo giudicarlo per quel poco che ho visto. Parliamo anche di te, quest'anno hai fatto una scelta di vita, hai iniziato da una parte, adesso sei da tutt'altra parte, sei al Palazzolo, che cosa ti dà di più forse questa nuova esperienza? Ma no, alla fine c'è sempre gli allenamenti, c'è sempre il campo, i compagni, gli avversari, no? Di più o di meno no, tutte le esperienze mi danno tanto, è stata una scelta, penso che era la scelta giusta da fare, l'ho fatta, ma a malincuore perché stavo molto bene a Siracusa, però fortunatamente ho trovato una realtà a Palazzolo, anche se è una categoria inferiore, la stessa professionalità. Quindi va bene così, speriamo che sia stata la scelta giusta e possa dare una mano. Grazie allora a Davide Baiocco, in bocca al lupo, a presto, ci auguriamo di ospitarti qui in studio. Grazie, con grazie piacere, ancora grazie. A Davide Baiocco.